vivo in questo mondo olografico digitale. C'è una madre che è riuscita a bloccare l'ufficiale che voleva sequestrargli suo figlio. C'è un uomo che si è visto reintegrare la cessione del quinto con una notifica di evidenza e disonore inviata alla Banca Popolare il 10 dicembre. 3 dicembre, ufficio postale, ritiro una raccomandata. Mi vede, sono uomo vivo e le sto facendo una notifica di evidenza e di disonore e di disonore. 22 novembre, volo andata e ritorno Bergamo-Napoli con l'Universal Pass, con l'Universal Pass. È un documento internazionale, chi l'ha rilasciato? Noi è, io sono la nazione. Ma che cos'è? Un'associazione? No, è la nuova governance, governance, governance. 22 ottobre, sull'autostrada, la casellante stupita osserva l'Universal Pass, poi mi dice: a che corpo o azienda appartiene? Non appartengo a nessuno, tranne che a me stesso, in tutta la sua interezza, in tutta la sua interezza. 8 ottobre, rigetto atto giudiziario direttamente al postino, dicendo a voce di non aver trovato la finzione giuridica, ma uomo vivo, soltanto uomo vivo, niente funzione giuridica. 26 settembre, mi si chiede di identificarmi, io consegno l'Universal Pass in questura. Mi si risponde che è un documento non valido. Io ribadisco che è l'unico documento che ho. Notifico loro dal declaration in order la notifica ed evidenza di disonore al governo. No, la firma con la penna viola, no, no. Ed io ribadisco, se vuole il mio autografo è con la penna viola, la mia impronta rossa è la mia impronta rossa, 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 la mia impronta rossa, 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 rossa. Con la penna viola è la mia impronta rossa, con la penna viola è la mia impronta rossa, con la penna viola è la mia impronta rossa. Cerco di capire come si può diventare uomo vivo in questo mondo olografico e digitale. Cerco di capire come si può diventare uomo vivo in questo mondo olografico e digitale. Con la penna viola e l'impronta rossa, rossa sangue, con la penna viola e l'impronta rossa, rossa, rossa.